Il mistero dei Templari ci ha portato qui, ci ha portato a Sossano, un paese sconosciuto dell'area iberica, ed è proprio per questo che vogliamo portarvi a scoprire le sue bellezze. Anno 1129. Dopo quasi 100 anni di lotte e combattimenti iniziati con la prima crociata, l'ordine dei Cavalieri Templari viene ufficializzato. Inizialmente conosciuti come i poveri Cavalieri di Cristo, il compito di questi monaci armati era di difendere i luoghi e i pellegrini cristiani diretti in Terra Santa dagli attacchi dei musulmani. I Cavalieri Templari riunivano sotto il segno della Croce Rossa, la mansuetudine tipica dell'ordine monastico, alla forza del guerriero. 4 i voti a cui giuravano fedeltà, obbedienza, povertà, castità e combattimento armato. La storia dei Cavalieri Templari ha ramificazioni in tutta Europa e, secondo gli studiosi, le loro tracce sono riscontrabili anche nel Vicentino. Le terre attorno all'attuale comune di Sossano erano prevalentemente paludose, insane, poco adatte al passaggio dei pellegrini che si dirigevano nel veneziano per imbarcarsi verso la Terra Santa. Qui invece la presenza della foresta garantiva aria sana e terreni percorribili. Il sentiero però andava difeso e controllato. La storia che lega Sossano, in origine Celsanus, ai Templari pare abbia origine in quella che ancora oggi viene chiamata Maison. Si tratta di quello che una volta era un alloggio, un ospitale, un monastero destinato ad accogliere pellegrini che necessitavano di assistenza. La Maison di Saianega è divenuta, assieme alla chiesetta attigua, luogo di culto per i sossanesi. Qui infatti vi trascorse buona parte della sua vita un sacerdote francese conosciuto oggi con il nome di San Teobaldo, protettore dei patrioti italiani, dei conciatori e dei carbonai. Va infatti dimenticato che quest'area, già ai tempi dei Longobardi, aveva una forte vocazione produttiva. Il nome Colloredo, infatti, viene fatto risalire a Collodore, che significa fornace per mattoni. Ma torniamo alla vita e all'importanza che San Teobaldo ha acquisito nell'area iberica e anche nel Vicentino. Persona mite e schiva, viveva la propria spiritualità in eremitaggio e nessun posto avrebbe potuto essere migliore del Bosco di Saianega, divenuto famoso in tutta Europa e nel mondo ecclesiastico proprio per la sua presenza. La chiesetta oggi dedicata a lui e a San Teobaldo è stata salvata dalla rovina dai tanti volontari che hanno lavorato per recuperarne affreschi, altare e pavimenti. Poco più in là, l'eremo di San Teobaldo, meta di un pellegrinaggio che ogni 30 giugno riporta le lancette del tempo indietro di centinaia di anni per celebrare la festa del santo francese. L'eremo di San Teobaldo è uno dei siti storici più importanti dell'area di Sossano. Siamo con Mariano Miola, presidente del Mandamento di Noventa di Confartigianato, ed è proprio grazie anche alla Confartigianato che abbiamo la possibilità di continuare a viaggiare lungo l'area iberica. Vero. Allora, questa è la nostra terza tappa, è un inizio, siamo a metà percorso del nostro mandamento. Quello che volevamo fare noi era far vedere a il prossimo, che siamo anche noi, perché io non c'ero mai stato in questi luoghi, le bellezze del nostro territorio. Avete visto già nei due incontri precedenti, nei due servizi precedenti, le bellezze dei paesi limitrofi. Questa mattina sono stato entusiasta di vedere cosa può dare anche Sossano a dei segreti nascosti che veramente meritano di essere visti, da questa chiesa, dall'ermo, dalla chiesetta, dalla torre che sarà da recuperare,
della chiesetta dall'Olmo, il panorama che c'è dal colle, che si vede tutta la parte sotto, le bellezze di Sossano, la sede municipale, sono tutti antecedenti a una certa storia, però non è neanche recente, sono tutti siti bellissimi, cerchiamo di valorizzarli. Un ringraziamento va all'amministrazione comunale, al sindaco che ci ha accompagnato tutta questa mattinata nel percorso, la BCC che ci ha sostenuto ed è giusto dargli il riconoscimento che merita. E a noi ci siamo impegnati per far questo. Non ultimo voglio dire che a 300 metri o 400 non di più c'è la pista ciclabile Vicenza 90. L'inizio di questo percorso che stiamo facendo assieme a voi è appunto questo, pubblicizzare la pista ciclabile, dire che a ogni incrocio o a destra o a sinistra c'è un sito che merita di essere visto, abbiamo tutti, può servire anche come reception, definiamoli qui, di agriturismi e di breakfast, in modo che uno può passarsi la giornata o anche la nottata senza problemi, girare in bicicletta in mezzo a queste meraviglie. Questo era un bosco, non ritornerà mai il bosco, però qui c'è un'area bellissima e ci la godiamo. Merita di essere vista. E rivista, sì, e rivista, sì. Ci vuole immaginazione per pensare a queste sconfinate praterie occupate non da campi coltivati ma da alberi e rovi talmente fitti da far credere alla popolazione che dentro vi si nascondessero streghe e folletti, talmente crudeli che con il calare del sole avrebbero attaccato chiunque incoscientemente avesse avuto l'ardire di disturbarli. Solo 2 chilometri separano Saianega da Sossano. Il paese, oggi abitato da poco più di 4.000 persone, deve la sua fortuna e notorietà anche alla seta, destinata alle Venezie, e di conseguenza alla coltivazione dei gelsi. Il centro del paese, infatti, si sviluppò attorno a questi alberi che costituivano l'alimento principale dei bacchi da seta. Questo spiega il nome della chiesetta dell'Olmo o della Beata Vergine dell'Aiuto, che rappresenta il più significativo monumento di Sossano. Fu eretta nelle forme attuali dal grande architetto veneziano Giorgio Massari, che tra il 1727 e il 1734 costruì il tempietto ottagonale a pianta centrale, raffigurante la tradizione rinascimentale del Tempio di Gerusalemme. Sorta in corrispondenza dell'antico Olmo, che designava il centro urbano, fu di proprietà della famiglia Ferramosca, poi dei Giovanelli ed infine della parrocchia. La stessa famiglia Ferramosca era proprietaria della villa cinquecentesca che oggi ospita la sede municipale di Sossano. L'edificio fu ristrutturato sempre dal Massari, contemporaneamente all'erezione della chiesetta dell'Olmo. The love we had passed me by, and as the sun would set, you would rise. Qui sono stati ritrovati nella soffitta anche alcuni documenti antichi dotati ancora del sigillo originale. Abbiamo un territorio che nel tempo è rimasto abbastanza integro, abbiamo un territorio veramente che vale la pena di conoscere e di venire a visitare. Siamo un comune di 4.500 abitanti, sviluppato su un territorio quasi del tutto agricolo, con delle peculiarità che sono sicuramente da conoscere. Abbiamo monumenti, abbiamo la Villa Gazzetta, il municipio stesso sono del 600, Chiesetta dell'Olmo che è un esempio di arte del 700, veramente bella da visitare. Abbiamo poi anche la prossima realizzazione di una importante via ciclabile e il proseguimento di quella che è già la Vicenza 90, importantissima non solo per chi adora andare in bicicletta, per chi è di questa zona, ma anche per il cicloturismo. Abbiamo detto che prima è decentrata, però grazie all'intervento di ultima, diciamo, completamento dell'anno scorso, la nuova pista ciclabile che da Vicenza arriva a 90, è stata veramente un'opera importantissima per il territorio, è un modo per conoscere appunto il nostro territorio. Altro intervento importante che dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno è la pista sempre cicloturistica in quota, l'Alta Via dei Berici, che collegherà 18 comuni e che sarà anche questa un modo per venire a conoscere il nostro paese. Davanti al municipio, il monumento ai caduti di Sossano.
stato fatto nel 21. Dunque l'ingegnere Rigoletti ha fatto il progetto e qui sono raccolti 82 sono della prima guerra mondiale e altri 35 della seconda guerra mondiale. Questo rappresenta solo uno dei tanti monumenti e capitelli che punteggiano il comune. C'è quello agli Avieri. Quello agli Alpini. E quello della Fidas. Lungo la strada di collegamento tra Sossano e Colloredo si trova la ditta Ilesa. Nata nel 1972, opera nel settore delle costruzioni, delle fognature, delle strade e degli acquedotti e si è specializzata nelle lavorazioni ad alto contenuto tecnologico. Punta di diamante del settore, la Ilesa rappresenta una delle pochissime aziende italiane che offre ai clienti sia un innovativo sistema di videoispezione dei collettori fognari, sia tecniche moderne di scavo attraverso il microtunneling per la realizzazione di condotte sotterranee di svariati diametri. Pochi metri più in là la ditta Corradin Stefano, che dagli anni 70 si occupa della realizzazione di cassette da imballaggio di plastica per il settore ortofrutta, l'alimentare, il vivaistico e il caseario. Oltre a questo, oggi, Stefano Corradin, erede dell'azienda, ha dato anche avvio ad un'attività parallela, ovvero al riciclaggio, attraverso la macinazione, degli imballaggi di plastica dismessi, grazie alle cui polveri poi vengono realizzate nuove cassette. Pochi chilometri più in là, la frazione di Colloredo, che accoglie i visitatori con l'antica chiesa parrocchiale dedicata a San Gerolamo. Ma è l'ex scuola elementare a guadagnarsi di diritto il titolo di monumento storico, anche perché dal 1993 ospita il Museo Civico Storia e Memoria, un vero e proprio scrigno degli usi e costumi della popolazione in epoca passata. Dunque è sorto nell'ottobre del 93 e quest'anno precisamente compie 20 anni e faremo anche una bella mostra che riguarda, perché abbraccia un po' tutta quanta la storia del paese di Colloredo da frazione. Perché abbiamo i 400 anni della chiesa di Colloredo, i 100 anni delle campanile, i 100 anni delle scuole, dell'edificio scolastico e i 20 anni anche del museo. Oltre alla sezione dedicata alla guerra, in queste ex aule scolastiche, aperte al pubblico ogni domenica mattina, i visitatori possono fare un tuffo nelle case, nelle stalle, negli opifici e nelle filande, ma soprattutto nei sogni e nei desideri, a volte divenuti realtà, dei nostri bisnonni. E tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. E tante tante case lui rifece, ma però quel tale Pinco Panco tutte quante le incendiò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete.
storia ed innovazione vanno di pari passo. Lo sa bene VM Meccanica di Precisione, originaria di Colloredo, che nel 2000 ha ampliato il suo stabilimento trasferendosi a Sossano. La sede di oggi conta sull'impegno di 40 dipendenti che lavorano su macchinari di altissimo livello per la realizzazione di pezzi su disegno del cliente, prevalentemente destinati alle macchine utensili. Qualità, servizio, dinamismo, versatilità, sono questi gli elementi distintivi di VM. Sempre nelle lavorazioni meccaniche c'è la LMT, che da più di 30 anni opera nel settore per conto terzi e si è ampliata anche all'estero con uno stabilimento produttivo in Lituania e uno in Bulgaria. Dispone di avanzati centri di lavoro e torni di medie e grandi dimensioni a controllo numerico di ultima generazione. La LMT si rivolge soprattutto al mercato dell'elettromeccanica, dell'eolico, dell'industria delle trasmissioni e di quella alimentare. Attività produttive che continuano a crescere anche grazie all'attenzione e al sostegno di istituti come la BCC di Campiglia dei Berici, che ha una filiale anche qui, a Sossano. Beh, questa è la terza filiale in ordine cronologico, diciamo, di apertura. Dopo Campiglia, Gugliaro, Sossano è stata aperta a fine dell'anno 90. È una filiale che è ben inserita nel tessuto sociale ed economico, è una filiale che ci dà molte, molte soddisfazioni, vuol dire che serviamo i clienti, i soci in modo corretto ed adeguato. Sì, noi cerchiamo di assistere le famiglie, le piccole e medie imprese nelle loro attività finanziarie nel migliore dei modi, dando oltre, diciamo, alla nostra attività primaria, che è quella di far banca, anche tutto il supporto che circonda l'attività sia a livello personale che a livello aziendale dei nostri clienti e soci. In questi giorni poi tra l'altro c'è anche una piccola esposizione di un artigiano di quest'area. Sì, diciamo, siamo sempre, diciamo, propensi ad esporre opere particolari delle persone del nostro territorio in modo anche da far conoscere a tutta la clientela le loro attività e i loro hobby. Sossano è composto anche dalla frazione di Pilastro, che detiene una particolarità geografica davvero curiosa. Nonostante le sue dimensioni ridotte, è infatti divisa tra due comuni, Sossano appunto e Orgiano. Attive fondamentali per la vita comunitaria del paese sono le oltre 70 associazioni che operano e collaborano volontariamente al mantenimento del pubblico decoro e al funzionamento di importanti istituzioni come la biblioteca civica e il gruppo Anziani Sempre in Attività, che trova sede nell'edificio storico primo rinascimentale di Villa Loschi Gazzetta, che dall'aspetto originario conserva la bifora centrale con le decorazioni di foglie di rovere ed api. Le statue ai lati del cancello principale sono del 600 e rappresentano due guerrieri persiani. Misteri e verità si incontrano a Sossano, terra di streghe e di cavalieri, di ricordi e di innovazione.
ultimo paese della Valliona che, per citare una frase celebre di Enrico IV, val ben una messa.